varie occasioni, insomma, anche quando ci sono state le partite della nazionale italiana, che abbiamo visto, insomma, anche da guidarci come capitano nazionale, avevo proprio piacere di fare questa diretta con te. Qualche mese fa ho chiamato anche il tuo ex collega Mauro Bergamasco, e insomma, quindi io, Ho seguito. sono, mi piace insomma anche a me, insomma, il rugby, e ci tengo anche alla sua valorizzazione, ci tengo che Padova effettivamente una piazza importante, e ti chiedo subito questa domanda che ho fatto anche a Mauro. È stato il rugby a scegliere te o sei stato tu a scegliere il rugby? Beh, guarda, un po' tutte e due le cose. guarda, io avevo iniziato a qualche sport ovviamente da ragazzino. Ero un ragazzino molto energico, con molta. Discipline. Poi, insomma, ho iniziato a giocare. Che appunto e insomma, e da lì è stato amore a prima vista. Amore a prima vista, e ricordo ancora, penso che ricordo ancora alcune immagini queste cose, queste immagini, insomma, quello che abbiamo fatto. Insomma, mi ha permesso di assumere me stesso nel modo migliore. Mi sono reso conto da subito, dal primo giorno. E Padova, quanto è stato importante per te? Cioè, nel senso, se tu fossi nato, secondo te, in un'altra città che magari il rugby è meno forte, è stato determinante, secondo te, proprio di essere di Padova, dico, per avvicinarti a questo sport? Ti sento. Ci sei? Sì, Ok, io ti guarda, sento, io ti sento. sicuramente Sì. sì, sicuramente avere la fortuna di avere un centro come quello di Padova, del Petrarca, che tra l'altro era stato appunto praticamente. Le più importanti nel panorama non solo italiano, secondo me, ma ci invidiano anche in giro per l'Europa e per il mondo. Insomma, non era una cosa da poco, non è una cosa da poco, e sono certo, vivendo poi anche varie esperienze poi dopo all'estero, sono certo che strutture del genere aiutino a sviluppare sicuramente lo sport, adesso in questo caso il rugby, però è sicuramente un modo per scovare anche magari talenti, per aprire una struttura del genere a casa, è una cosa assolutamente da poco. E Leonardo, volevo anche chiederti, per quanto riguarda il Petrarca, se vuoi raccontarci un aneddoto, un ricordo, insomma, del tuo inizio nei professionisti, insomma, che ti lega, insomma, che ricordi con piacere? Beh, guarda, la prima volta che ho, diciamo, indossato la maglia della prima squadra è un ricordo importante. Tra l'altro, l'ho indossata nella prima partita ufficiale, è stato un derby contro Rovigo. E sono partite ovviamente molto, molto sentite per tutti gli appassionati e ancora di più per uno che era nato a Padova, cresciuto nelle giovanili del Padova. Nel Petrarca, e la mia ambizione era sempre quella di arrivare un giorno a vestire la maglia della prima squadra. Vedevo sempre da ragazzino i vari giocatori della prima squadra come degli idoli, e arrivarci e giocare, diciamo, la prima partita ufficiale, un derby, beh, insomma, è stata un'emozione sicuramente importante. Ancora ricordo bene, insomma, quella partita. E oltre a quello, anche, diciamo, il momento in cui il presidente e l'allenatore della prima squadra mi avevano appunto detto che dall'anno successivo avrei fatto parte della rosa della prima squadra, nonostante fossi ancora molto giovane, avevo
ancora della, degli anni, insomma, da fare nelle, nelle giovanili, nell'Under 21 in particolare, però ecco, quella è stata un'altra, mi ricordo, un altro tassello, un altro traguardo che insomma mi ha riempito d'orgoglio e che ricordo con grande piacere. E ti sei ispirato a qualcuno nel rugby, qualche professionista che ti ha dato, cioè, l'input, dici voglio fare come lui, nel senso, quando hai iniziato, dico, avevi un idolo che volevi raggiungere? Certo, ma tantissimi, guarda, tantissimi. Ho sempre cercato di, insomma, di prendere, cercare di prendere un po' da, da qua e di là, sia da giocatori della prima squadra, del Petrarca, che in nazionale, che poi nelle partite che vedevo in televisione, che spesso era una guerra riuscire a trovare, diciamo, i canali per vedere le partite in televisione. Adesso per fortuna un po' più facile, ai tempi era più difficile, allora magari andavi a casa dell'amico perché aveva il decoder e riuscivi a vederle, o ricordo che andavo, una volta c'erano delle le ricevitorie che avevano questi schermi che facevano vedere le partite internazionali, quindi ne ho tanti, ne ho avuti tanti chiamiamoli di simboli e di persone, di atleti che vuoi per una cosa, vuoi per un'altra, mi hanno ispirato poi a fare di più, a crescere o a migliorare in determinati settori. E quindi ho spaziato veramente da giocatori degli All Blacks, al John Alomu, che era un po' l'idolo della nostra generazione, e poi anche delle generazioni successive, a tanti altri, un altro della Nuova Zelanda, Cronfield, che aveva un caschetto tra l'altro molto, molto particolare, che poi ho cercato anch'io nel tempo di costruirlo anch'io proprio in suo onore, ma tanti, guarda, tanti, anche giocatori della nazionale italiana, come ho detto, la prima squadra, e ho cercato sempre un po' di prendere da ognuno di loro qualcosa. Ci scrivono bella persona, grande giocatore, insomma ci scrivono tra i messaggi che stanno arrivando, che stanno, le persone che stanno connettendo. E Leonardo, io volevo chiederti, secondo te, quali sono state le caratteristiche tue, sia personali che fisiche, che hanno fatto la differenza per farti diventare un professionista del rugby, ecco? Beh, guarda, io credo che in qualsiasi realtà sportiva ci siano delle caratteristiche che una persona deve avere per poter arrivare a certi livelli. Ovviamente non parlo solo di capacità fisiche, perché in realtà le reputo non così importanti, perché quelle un po' si possono costruire, un po' ci puoi lavorare. Sono più, insomma, gli aspetti mentali, caratteriali che secondo me sono importanti e che fanno la differenza, e quindi senza dubbio la determinazione, la caparbietà, il coraggio, ci sono tanti aspetti che secondo me mi hanno un po' aiutato, e anche nei momenti difficili. Adesso spesso viene usato il termine di resilienza, però che magari ai tempi era meno utilizzato, però è sicuramente un termine molto, molto importante, perché ci sono momenti difficili sia nelle partite giovanili che poi quando vai a toccare magari l'alto livello in nazionale, a livello appunto internazionale o coi club. Ci sono momenti difficili che tutti passiamo, e un po' come, diciamo, la determinazione, la voglia, l'attitudine che hai, quelle fanno la differenza per poi crescere, per poi migliorare, soprattutto in età ovviamente giovane. Quando sei giovane hai ancora tantissimi margini di miglioramento, puoi veramente apprendere sotto tantissimi aspetti, e se hai la volontà di farlo, l'attitudine giusta, ecco, sicuramente sono aspetti che poi ti porti dietro e che ti fanno sicuramente un buon sostegno per diventare un buon atleta. E poi ovviamente vengono anche gli aspetti fisici, ma che sono legati all'aspetto mentale, perché soprattutto nel nostro sport, nel mio sport, c'è spazio per tutti, è adatto a tutti, e anche a livello internazionale, quindi anche al massimo livello, c'è veramente la possibilità di avere giocatori da conformazioni fisiche assolutamente
di tutti i tipi, poi l'aspetto mentale che ti permette e ti aiuta un po' di arrivarci all'alto livello e di rimanerci. Invece raccontaci della tua esperienza alla Benetton, perché insomma è un club storico, penso che sia in Italia quello più conosciuto all'estero. Raccontaci la chiamata alla Benetton, com'è stata, insomma, raccontaci questo passaggio di carriera, ecco. Beh, guarda, sì, a Treviso ci sono passato dopo qualche anno a Calvisano, dove comunque avevo vinto uno scudetto, quindi il passaggio di Treviso è stato un altro passaggio importante della mia carriera, e anche perché poi il Treviso, la Benetton, si è inserita in questo campionato professionistico che appunto tuttora c'è, la Celtic League, adesso è chiamata il Pro 14, che fa parte appunto che è un campionato europeo dove appunto le due squadre italiane ci partecipano insieme a squadre scozzesi, irlandesi e gallesi. Quindi era un passaggio importante, quindi un passaggio sicuramente decisivo anche per la mia carriera, mi ha permesso di vivere la realtà di Treviso e di respirare la tradizione, i valori che ci sono a Treviso e che insomma sono sicuramente di alto livello e una conferma appunto è data dalla forza di questa società negli anni e appunto prima di accedere poi a questo campionato, c'è stato l'ultimo campionato italiano che tra l'altro abbiamo vinto con la Benetton e questo poi con quel gruppo ben formato siamo entrati in questa Celtic League. Ecco, siamo entrati anche con un passo importante, vincendo la prima partita all'esordio con uno scarto decisamente importante. Ecco, è stato un passaggio forte, un passaggio che mi ha permesso di crescere sicuramente ancora di più come atleta, come persona e di condividere anche molti, molti aspetti di questo sport a livello internazionale, perché appunto era un campionato internazionale con una base di giocatori italiana importante. E insomma, non era da poco. Tantissimi messaggi stanno arrivando, onore a te, insomma, bella persona. Ricordo che piansi di gioia la prima vittoria del 2000 contro la Scozia e poi contro la Francia nel 2011, ci scrive Angelo, che deve essere un tuo amico. E Leonardo, volevo anche chiederti, invece, per quanto riguarda la tua esperienza all'estero, tu hai giocato sia in Inghilterra che in Francia e con l'Italia. Dove hai visto il rugby, diciamo, un po' più sentito, dove c'è più una preparazione, dove c'è più... E anche più coinvolgimento dei tifosi, dov'è che ti sei sentito, diciamo, più, non dico a casa, perché ovviamente, insomma, immagino che per l'arca sono un po' padovano, insomma, però dico, qual è stata, diciamo, dove hai visto che il rugby è più, diciamo, come posizionato come sport, un po' più in alto, ecco, rispetto ad Beh, altri sport? è difficile, sono due realtà, sia quella inglese che quella francese, di alto livello, altissimo livello, dove il rugby si respira non solo nei club, si respira nelle scuole, si respira per strada, si respira nei parchi, quindi sono realtà sicuramente dove c'è una cultura, adesso in questo caso parlo del rugby, ma in realtà poi, se ci allarghiamo, è una cultura un po' più sportiva, importante. E l'ho vissuta in maniera diversa, ovviamente, perché poi il mio passaggio in Inghilterra è stato fondamentale per crescere sotto determinati aspetti e vivere il rugby che volevo, soprattutto in quel momento della mia carriera, dove c'era grande organizzazione, grandissima professionalità. Un'attenzione maniacale a ogni aspetto, ogni dettaglio della preparazione individuale, ma anche collettiva. E poi da lì sono passato in Francia, dove comunque c'è una grande professionalità, soprattutto dove sono io, dove tra l'altro tuttora risiedo nella zona di Tolosa, c'è una cultura, una tradizione impressionante, dove vivono di rugby, c'è anche una squadra di calcio che gioca il massimo campionato francese, ma in realtà la gente segue il rugby molto di più e diciamo i colori della città sono legati ai colori del rugby. Però una realtà francese dove magari c'è un po' meno di organizzazione, però c'è più talento, dove c'è magari la necessità di seguire meno degli standard
questi anche sia tecnici che un po' lo vivi nell'organizzazione del club, degli standard organizzativi, ma piuttosto devi dare del tuo e devi cercare di mettere te stesso prima dell'organizzazione. Quindi se c'hai la possibilità, questo soprattutto a livello, lo vivi anche a livello tecnico, a livello di gioco. Mentre in Inghilterra c'è prima organizzazione e poi tu metti te stesso nell'organizzazione. Qui ho trovato più metti te stesso e poi ritrova l'organizzazione. Sono due modi di vivere il rugby diverso e questo non vuol dire che uno sia meglio dell'altro, perché poi se vediamo anche in termini di risultati, col Tolosa tra l'altro siamo riusciti a vincere un campionato nel 2019, in realtà è proprio una visione del rugby e di questo sport in maniera, ecco, una visione diversa. Però ecco, ho apprezzato sicuramente tutti e due i mondi e credo che il passaggio in Inghilterra prima del passaggio in Francia sia stato decisamente la mossa giusta e importante. E noi come siamo visti, cioè il rugby italiano, come hai visto in Inghilterra, in Francia? Cioè quando tu sei entrato, diciamo, in queste società qui, com'è stata la tua impressione? Cioè nel senso, com'eri, tra virgolette, com'eri visto? Ecco, volevo chiederti, insomma, come hai visto il nostro campionato all'estero? Ecco, volevo chiederti un tuo punto di vista. Allora, loro sia gli inglesi che i francesi hanno grande rispetto per il nostro rugby. È vero che il nostro campionato non è conosciuto all'estero, come noi conosciamo magari il top 14, che è quello francese, o la Premiership, che è quello inglese. È vero che seguono il Pro 14, che è il campionato dove le due squadre italiane sono inserite in questo campionato professionistico, però sicuramente il campionato italiano non è così seguito, però hanno grande ammirazione verso e rispetto verso di noi, verso gli italiani, e credo che anche chi è andato all'estero, giocatori che hanno suonato all'estero, che hanno ben figurato all'estero nelle varie squadre, sono stati anche importanti per portare un po' di valore aggiunto e di rispetto in più, perché insomma sono tanti esempi di giocatori che sono andati all'estero, che hanno sia in Francia che in Inghilterra hanno ben figurato, sono state bandiere per le rispettive società, sono stati rispettati e tuttora sono rispettati, quindi era importante ed sono stati insomma degli aspetti importanti. Di sicuro non stiamo vivendo un periodo particolarmente felice sotto il rugby italiano. I risultati della nazionale italiana sono solo un po' la conseguenza di una serie di cose, però ecco, la gente. E gli appassionati e anche quelli meno appassionati sanno che insomma che l'Italia ha grandi possibilità, ha avuto e ha tuttora dei talenti da sfruttare, e quindi il rispetto c'è. E Leonardo, volevo anche chiederti, la tua chiamata in nazionale, com'è stata? Nel senso, è anche la tua prima volta da capitano. Sono state due esperienze diverse, la prima volta che l'hai provato. Volevo chiederti se puoi raccontarci queste due situazioni della tua carriera. Guarda, la chiamata in nazionale, la prima, è stata particolare, un po' bizzarra, diciamo, perché è stata appunto nel 2006, prima di una tournée estiva, che generalmente si fa a giugno. E io mi stavo preparando per una tournée della Nazionale A, che era la seconda squadra, diciamo, della Nazionale, chiamata più Nazionale Emergenti, Nazionale A. Ovviamente ero molto, molto giovane, e lì ho ricevuto una chiamata. Mi ricordo che tra l'altro stavo studiando, ero a casa, stavo studiando, mi stavo preparando per un esame dell'università, e ho ricevuto questa chiamata dal team manager allora della nazionale, che mi diceva di preparare le valigie perché non sarei andato con la nazionale A, ma sarei andato con la nazionale maggiore. Anche ho avuto un attimo di ovviamente di giramenti, non riuscivo, non ero neanche sicuro di dove sarebbe andata la nazionale maggiore, e quindi mi sono messo subito a guardare
esattamente dove sarebbe andata a giocare, perché ovviamente io avevo nella testa la nazionale A e quindi la tournée di questa seconda squadra. E da lì in un paio di giorni mi sono ritrovato a Roma e mi sono andato a Roma per preparare questa tournée e pochi giorni dopo siamo partiti e siamo andati in Giappone. Quindi in realtà nell'arco di 3-4 giorni mi sono ritrovato, ecco, in nazionale maggiore in Giappone e da lì poi ho fatto l'esordio e poi da lì siamo andati alle Figi per concludere il tour. Quindi è stato stupendo perché è stato inaspettato, senza dubbio, però ecco, è stata un'esperienza sicuramente stupenda. E, tra l'altro abbiamo vinto la partita in Giappone a Tokyo al mio esordio. E quindi ecco, esordire con quella maglia e vincere, insomma, è stato una bellissima, bellissima emozione. E da capitano, invece, la prima volta è stata ad Ascoli contro le Samoa. E purtroppo, diciamo, ero stato nominato capitano per un infortunio capitato a Sergio Parisse. In allenamento, e questa è stata appunto la prima volta in Italia da capitano, mentre la prima volta in assoluto da capitano è stata, ecco, una partita decisamente forte e importante contro gli ex campioni del mondo del Sudafrica in una tournée in Sudafrica. E ecco, quella è stata la prima vera. La prima volta da capitano in Sudafrica con la maglia nazionale è stata un'esperienza e un onore, una responsabilità enorme e che insomma mi ha riempito di sicuramente d'orgoglio ed è stato, ecco, è stato un momento sicuramente importante, bello, che poi col tempo ho cercato di più assimilare. Al momento ero più concentrato su quello che avrei dovuto fare. Invece, per quanto riguarda i Barbarians, perché insomma, anche lì sono una leggenda, sono delle leggende, ecco, e sei stato convocato anche con loro. Vuoi raccontarci insomma, questa tua esperienza lì con loro? Mi piace anche a me il fatto dei calzetti, mi piace Sì. molto insomma, i costumi, la modalità, ecco, mi piace molto questa cosa. Infatti, ti chiedo insomma, se ci puoi raccontarci un po' insomma, queste situazioni che tu hai incontrato. Guarda, Barbarians è stata un'esperienza fantastica. Fantastica perché vivi il rugby, ovviamente da professionista sei abituato a determinati standard da seguire, a una preparazione settimanale di un certo tipo e non ti immagini minimamente di viverlo come lo vivi nei Barbarians, che è, diciamo, tutto è orientato verso la volontà di fare gruppo, verso la condivisione, la conoscenza, della squadra che calcola, ti ritrovi 6 giorni prima della partita, e in campo in realtà ci passi poco tempo, fai un paio di allenamenti giusto per vedere alcuni aspetti del gioco e il resto lo passi in convivialità, diciamo, con la squadra. Sei a pranzo, a cena fuori, ti conosci, ti diverti e poi, insomma, ecco, vivi questo sport, i valori di questo sport veramente nel pieno. Nonostante poi ti giri intorno e vedi giocatori di classe mondiale. E appunto, ho avuto la fortuna di vestire la maglia 3 volte dei Barbarians. E nelle prime due partite abbiamo giocato in Inghilterra a Twickenham, dove tra l'altro Sergio Parisse era capitano, e la seconda in Galles, contro il Galles, abbiamo vinto tutte e due le partite. Quindi è quasi incredibile pensare che non passi appunto la settimana come sei abituato, quindi con allenamenti, con analisi video, con palestra, con preparazione fisica, ma la passi in maniera diversa e poi ti ritrovi in campo a vincere contro l'Inghilterra e a donare un po' tutto per la maglia, che è quella la cosa bella, che crei questo gruppo talmente forte che poi vuoi veramente onorare quella maglia e vuoi onorare diciamo, il lavoro anche del tuo compagno e facendo del tuo meglio.
e poi ovviamente se intorno a te anche giocatori di classe mondiale ancora più facile. E volevo chiederti, tu hai provato emozioni diverse, diciamo, a vestire la maglia della nazionale o la maglia di club? Cioè, quando tu entravi in campo, è diverso? Cioè, la mia curiosità è quella che mi è venuta in mente adesso da farti, ecco. Cioè, era diverso? Cioè, ti chiedo proprio un tuo pensiero, ecco, riguardo. Beh, è chiaro che alcune emozioni sono diverse perché la maglia della nazionale ha sempre un sapore particolare perché appunto è la tua nazione, perché rappresenti, sei scelto tra una serie di giocatori e rappresenti la tua nazione e ha sicuramente un sapore e la vivi un po' in maniera diversa. Poi allo stesso tempo, quando sei in campo, è sempre rugby, devi sempre cercare di performare indipendentemente dall'ambiente che ti circonda, dalla maglia che indossi. Però certo, le partite internazionali, le partite, vissute con la maglia nazionale, soprattutto determinate partite dove hai un seguito importante, dove giochi in stadi storici, pieni di tradizione, beh, sicuramente hanno un impatto diverso. Hanno un impatto diverso e anche l'intensità poi di gioco di determinate partite vissute a livello internazionale, quindi con la maglia nazionale, possono essere diverse. Chiaro. Sto arrivando un sacco di messaggi, leggo qualcuno. E la nazionale di una volta, la nazionale di oggi, ho visto grandi cambiamenti, perché non prima? Beh, guarda, ci sono adesso ancora, ci sono dei cambiamenti in corso. Credo che la volontà di questo staff tecnico sia stata quella appunto di dare un segnale forte, di fare un cambiamento forte in termini di rosa, quindi far esordire molti giovani, magari con poca esperienza, comunque a livello internazionale, ma di farli crescere in questo percorso. E onestamente ci sono stati, guarda, in passato secondo me, poi delle scelte che hanno portato anche a inevitabili scelte dello staff tecnico in questo percorso, perché dobbiamo pensare che appunto l'allenatore di una nazionale prende i giocatori migliori, che secondo lui reputa migliori da un bacino che si è creato, ma che si è creato non da un giorno all'altro, ma che si è creato nel corso del tempo, nel corso degli anni. E quindi diciamo tutto questo percorso portava a questa direzione. C'erano molti giocatori italiani, molti, molti di più rispetto a una volta, dove magari si cercava di naturalizzare molti più stranieri, quindi senza entrare poi nel merito delle cose giuste o sbagliate, credo che appunto la volontà di questo staff tecnico, come è stata appunto riscontrata in questi mesi, fosse quella proprio di far crescere e di portare un gruppo di giovani importante in nazionale e farli crescere vivendo le partite di livello internazionale. Ci chiedono anche cosa consiglieresti ad un ragazzo di 15 anni che vuole andare a giocare a livelli alti. Beh, guarda, la passione fa la differenza sempre, quindi se hai un'ambizione di giocare all'alto livello, devi passare per tanti step, devi passare per la voglia di imparare, di crescere sempre, e la passione per questo sport ti porta, come ho detto prima, ti porta e ti deve portare poi ad impegnarti, ad avere grande determinazione in quello che fai e grande attenzione verso tanti aspetti. Credo che prima di tutto, anch'io, insomma, da ragazzo avevo l'ambizione di arrivare in prima squadra del Petrarca, per dire, poi successivamente era quella della nazionale, però prima arrivare in prima squadra del Petrarca. Quindi darsi degli obiettivi è importante e fare un po' di tutto nel quotidiano per raggiungerli,
E anche questo ovviamente decisivo, però bisogna divertirsi, divertirsi anche nei momenti difficili, nel sacrificare magari un'uscita, nonostante adesso le uscite con gli amici siano in questo momento storico, diciamo, vietate, bloccate, però ecco, magari bloccare e sacrificare un'uscita con gli amici per magari andare a letto un po' prima per prepararsi la partita del giorno successivo. Sono tante cose, o uscite del pomeriggio per far castare, diciamo, gli allenamenti. Quindi sono passaggi che bisogna fare, però se hai la passione, se hai la motivazione, l'ambizione, ovviamente si possono fare. Poi ci chiedono, ma non si farebbe bene qualche anno in Europe Championship? Beh, guarda, già giochiamo con le due squadre questo campionato, con le due squadre italiane, questo campionato europeo, con la Pro 14. Credo che ci siano dei passaggi, insomma, importanti da fare per il rugby italiano, che magari negli ultimi mesi, negli ultimi anni, alcuni passaggi non sono stati fatti. Però ecco, sono convinto che con le giuste scelte e con la giusta direzione possiamo sicuramente crescere e divertirci tutti, sia chi è da tifoso adesso come me, sia chi scende in campo. Poi ci chiedono, qui dall'Uruguay, hai intenzione di essere un giorno coach della nazionale o di essere coach, di diventare coach? È una cosa che mi sono spesso chiesto. Allora, mi piacerebbe rimanere nel mondo dello sport, nel mondo del rugby. Allo stesso tempo, ovviamente, la vita da campo l'ho vissuta per tantissimi anni e quindi vediamo. È un momento di riflessione, non lo escludo, non lo escludo assolutamente perché. Appunto, il rugby mi ha dato tanto e ho vissuto tanto nei campi e quindi mi piacerebbe allo stesso tempo poter ridare indietro, magari più su una figura dirigenziale manageriale, però non lo escludo. Poi ci chiedono un amico dalla Francia, Julien Riverin, e salut Leonardo, che retiens tu di Stade Toulousain? Ci chiedono. Chi ritieni tu di. Non vedo. Tu di Sì. Stade Toulousain? Ah, beh, guarda, ho dei ricordi magnifici ovviamente del periodo dello Stade Toulousain, che poi si sono conclusi nel 2019 con la vittoria del Bouclier del campionato francese, nonostante purtroppo fossi infortunato. Mi sono fortunato tra l'altro proprio 6 nazioni contro la Francia l'ultima partita, però ho seguito la squadra, ero lì con loro e avevo giocato gran parte del campionato. Allora, è una squadra speciale, è una squadra speciale perché nonostante sia una delle squadre più conosciute e più forti del panorama direi europeo, ma probabilmente anche mondiale, è molto familiare. Molto familiare, molto attaccata a determinati valori, determinati principi in cui credo molto e che ho sempre seguito nella mia carriera da giocatore e che ho sempre ricercato. E questi, diciamo, sia nel mio passaggio anche in Inghilterra, nell'Leicester, che poi qui in Francia, ecco, il mio obiettivo era proprio vivere questi valori che ritengo importanti in una squadra di alto livello. E questo lo riscontri un po' nella quotidianità, ma lo vedi anche un po' dei risultati, perché è una squadra che rimane sempre al vertice, può passare dei momenti di difficoltà, ma li supera insieme e li supera in maniera forte, ne esce più forte di prima. E quindi non c'è, nonostante appunto adesso ci sia il professionismo che è sicuramente importante in questo sport, però ci sono questi valori che li seguono e che fanno la differenza poi, perché lo vedo, è una squadra di valori e questo la lunga fa sempre la differenza.
Leonardo, io ho un'ultimissima domanda da farti che ci tengo, insomma, da professionista, tutto professionista, insomma, dello sport, del rugby. E, diciamo, tu hai vissuto momenti ovviamente sportivamente meno, più difficili, più belli, più, diciamo, più congrui. Ecco, la motivazione dove la trovavi? Nel senso che, cioè, in tutte le situazioni, quando eri troppo agiato, magari, cioè, che dico che le cose andavano alla grande, e quando invece dei momenti che la squadra magari aveva qualche problemino, ecco, diciamolo così. E vuoi raccontarci la motivazione tu dove la pescavi, ecco, dove, oppure cosa ci consigli, insomma, ecco, dove nei momenti, diciamo, sportivamente un attimo complessi, dove tu la scovavi, ecco. Allora, bisogna sempre trovare un equilibrio nelle cose e ovviamente nel corso degli anni con l'esperienza riesci ancora di più a comprendere e ad assimilare determinate emozioni e trasmetterle e poi viverle nella maniera corretta. Però, a prescindere da questo, credo che sia, ho sempre ricercato un po' un equilibrio tra le cose, quindi non esaltarmi mai. Nei momenti particolarmente felici, come non buttarmi troppo giù nei momenti di difficoltà, ma trovare sempre la via del mezzo, dell'equilibrio e come? E creando un po' delle abitudini, creando creando un po' delle abitudini, dei comportamenti che seguiti dall'attitudine giusta, ti portano a vivere in maniera costante la tua carriera. Questo vuol dire tante cose perché ovviamente la carriera di alto livello, e questo l'ho visto anche in tantissimi altri sportivi, in tantissimi altri sport, è fatta di alti e bassi è proprio questa capacità di mantenere comunque il tuo standard, il tuo lavoro, il tuo quotidiano. Fissandoti anche degli obiettivi, magari nel breve, medio e lungo termine, ti permette un po' di concentrarti sulle cose che realmente contano e non farti, diciamo, perdere la bussola. E quindi fissandoti questi step, e con l'attitudine giusta, perché ovviamente è fondamentale trovare dentro di sé quelle motivazioni che ti portano ad andare avanti, che è quello che un po' detto prima. Io tra l'altro sono molto competitivo e prima di tutto competo con me stesso e quindi già quello per me era importante cercare di crescere, di vincere questa sfida con me stesso, quindi il giorno dopo di essere meglio del giorno precedente. Non sempre è così, non sempre è facile, magari è facile da dirsi, ma poi nella pratica è più difficile. Però ecco, mettersi dei paletti. E soprattutto concentrarsi sulle cose che sono nelle tue mani, quello è già un passo mentale importante, perché se ti concentri intanto su quello che puoi controllare tu, tante cose vengono liberate dalla mente e ti permettono appunto di vivere la realtà per quella che è. E quindi poi di superare i momenti più difficili o di vivere ancora meglio quelli particolarmente felici. Interessantissimo, infatti questa parte qui la registrerò perché è stata sicuramente d'aiuto. Infatti leggo l'ultimo messaggio da Guido Pelle che ci dice: per me la nazionale ha ancora bisogno di persone come te per aiutare i giovani a crescere. Tantissimi sono i messaggi che sono arrivati, insomma, che ti hanno dato della leggenda, insomma, che ci sono fatti i complimenti sia fuori che dentro dal campo. E per me è stato un piacere, insomma, veramente, perché io, insomma, ti ho seguito dagli spalti, insomma, ti apprezzavo, ecco, come sportivo, e ci tenevo a fare questa chiacchierata, insomma, vedendo anche qualche altra tua intervista. E davvero, anche da padovano, insomma, siamo contenti che ci porti, insomma, ci hai portato in Francia, ci hai portato in Inghilterra, ecco, con risultati. E quindi per me è stato un vero piacere fare questa diretta con te, e insomma, e estrapolare anche tutti gli amici che ci hanno seguito, estrapolare degli ottimi, insomma, spunti sia per il rugby, ma anche nella vita di tutti i giorni, che possono essere utili, no, non solo nello sport, ma anche nelle attività lavorative, e non solo. Grazie, grazie, beh, è stato un piacere mio e credo che lo sport, ecco, debba, per concludere e attaccarmi a quello che hai detto te, debba sicuramente essere molto più collegato alla nostra vita, alla vita di tutti, perché spesso appunto la realtà sportiva viene considerata come un'attività a parte, in realtà può dare tanto a qualsiasi livello, un'attività formativa di assoluto valore sotto tanti aspetti e quindi.
Sicuramente, soprattutto in questo momento storico particolarmente difficile, credo che lo sport debba essere inserito come attività primaria che può sicuramente aiutare sotto tanti aspetti. Leonardo, ti aspettiamo a Padova, ti ringrazio ancora e insomma ci sarà modo magari anche col Petrarca di vederti in qualche modo in altre vesti, magari chissà che ci sarà modo ancora di, insomma, di scontrarci, ecco, da avversari, ecco, con le nostre con le squadre venete, insomma, con le, chissà, chissà mai. E ti ringrazio ancora e alla prossima. Grazie, grazie a te. Buona serata a tutti, alla prossima. Ciao a tutti, ciao Leo. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. E grazie. A te.